decine di TG Crom e morosità nelle case popolari. Secondo l'ultimo conteggio effettuato dall'ARER, mancano all'appello ancora 302.000 euro di spese condominiali per saldare il debito della gestione terminata nel 2015. Vediamo. 302.000 euro tra affitti e spese condominiali e il debito per morosità all'interno delle case di edilizia popolare. Il comune sta procedendo al recupero e ha già inviato agli inquilini i bollettini di pagamento, il più alto dei quali si aggira attorno ai 18.000 euro, mentre il più basso riguarda qualche decina di euro. L'ammontare è stato calcolato dall'ALER, che fino al 2015 gestiva gli edifici ERP per conto della municipalità e riguarda gli anni 2014-2015. Questa somma si va ad aggiungere al debito di 478.000 euro conteggiato in prima battuta. Barriere architettoniche dalla regione Lombardia, oltre 400.000 euro ai disabili cremonesi. Oltre 7 milioni e mezzo di euro a favore di 1.887 cittadini disabili per abbattere le barriere architettoniche nelle abitazioni o nei condomini. Li ha erogati nei giorni scorsi l'assessorato regionale alle politiche sociali, abitative e disabilità per coprire il fabbisogno delle domande che giacevano inevase dal giugno 2012 al marzo 2013. Di questi fondi a Cremona arriveranno 411.570 euro. Il finanziamento, come ha detto l'assessore Stefano Bolognini, si aggiunge ai 9 milioni di euro precedentemente erogati e ai 4,6 milioni di euro messi a disposizione il 2 agosto agli oltre 5.700 disabili gravissimi che dal 1 novembre 2017 sono a carico del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze, soggetti che rischiavano di non vedere mantenuto fino al 31 ottobre di quest'anno il buono di 1.000 euro al mese che ricevono per vivere. Bonus aperto anche a coloro che presenteranno richiesta entro il 30 settembre 2018 e che saranno valutati ammissibili a tale misura. Immigrazione, sempre più aziende straniere, sempre più elevate le cifre delle rimesse all'estero. Le rimesse estere sono un trasferimento unidirezionale di denaro effettuato da lavoratori stranieri verso il proprio paese d'origine, a beneficio in genere dei propri familiari rimasti in patria. Fenomeno prevedibile e per molti versi sacrosanto, che tuttavia sposta masse consistenti di euro dall'Italia, masse che qui non torneranno più a circolare. Masse oltretutto che i dati dicono in continua crescita. In Italia si parla di oltre 5 miliardi, di cui ben il 23% esce dalla sola Lombardia, che ha computato nel 2017 rimesse per circa 1,2 miliardi di euro. E a Cremona le cose come vanno? Anche qui i numeri confermano una costante crescita. Le stime appena elaborate indicano un aumento dai 24.175.000 euro del 2016 ai 24.429.000 euro del 2017, con una variazione nel giro di un anno del più 1,1%. Quest'anno a Cremona le imprese straniere sono in tutto 2.900. 113, l'1,8% in più dell'anno scorso e ben il 10,9% in più di 5 anni fa. Secondo quanto elaborato dalla Camera di Commercio di Milano, Monza, Brianza e Lodi su dati Banca d'Italia, la maggior parte delle rimesse, il 27,9%, sono dirette da Cremona in India, il 16,1% se ne va invece in Romania, seguono Marocco, Senegal, Costa d'Avorio, Pakistan, Albania, Perù, Ucraina e Filippine. Le notizie dall'Italia, caso Diciotti, Salvini rinuncia all'immunità parlamentare e afferma l'inchiesta sarà un boomerang per i PM. Il ministro dell'Interno, indagato assieme al suo capo di gabinetto, il prefetto Matteo Piantedosi, dovrà rispondere di sequestro di persona, arresto illegale e abuso d'ufficio. I PM di Agrigento dovrebbero trasmettere mercoledì il fascicolo alla procura di Palermo, che dovrà poi girare gli atti al tribunale dei ministri. Ho letto questa mattina il comunicato, leggete voi attentamente quel comunicato e fate voi il vostro giudizio, lo ha detto il Papa parlando della lettera dell'ex nunzio in America, Monsignor Carlo Maria Viganò, nel quale si dice che Papa Francesco era a conoscenza dei comportamenti dell'ex cardinale Theodore McCarrick, accusato di pedofilia.
Le notizie dal mondo, l'amministrazione Trump annuncerà nelle prossime settimane nel piano di pace per il Medio Oriente che sta elaborando un cambio di politica radicale verso il dossier del diritto al ritorno in Israele dei profughi palestinesi e loro discendenti. Lo ha rivelato la TV israeliana Hadashot, secondo cui gli americani renderanno noto a breve una decisione che di fatto riduce del 90% il numero di chi è considerato ad oggi dall'Agenzia dell'ONU per i rifugiati, un legittimo profugo palestinese, passando da circa 5 milioni a 500 mila persone. Addio vecchie linee telefoniche fisse dal 2023 in Francia, si passerà infatti soltanto alla box di Internet se si vuole mantenere la linea di casa, ma già da novembre, riferisce Le Parisienne, Orange, ex France Telecom, non commercializzerà più le linee tradizionali, quelle con la vecchia spina a muro. L'operazione è delicata, su 20 milioni di utenti con linea fissa, la metà ancora il vecchio sistema. Siamo alle notizie sportive, in attesa di Roma-Atalanta e la Spal, sorpresa che respira aria di alta classifica, appaiando le corazzate Juve e Napoli, mentre l'Inter si fa rimontare due gol dal Toro dopo il Bologna. La Spal regola il Parma e Semplici si gode i meritati attimi di gloria. Continua il momento no delle milanesi dopo il KO del Milan a Napoli. Facilecca anche l'Inter di Spalletti che domina il Toro, ma nella ripresa esce di scena e il pari è giusto perché le due squadre falliscono poi molte possibilità. Viola spettacolo con un 6-1 al Chievo con Gerson protagonista con un gol e due assist, un premio alla politica dei giovani del club toscano, mentre vincono anche Genoa e Udinese, mentre finisce pari tra Frosinone e Bologna e anche Cagliari-Sassuolo con un gol di Boateng su rigore nel recupero che fa infuriare i sardi. Questa per noi era l'ultima notizia, l'appuntamento con TG Chrome torna domani, vi ricordiamo questa sera a partire dalle 8 la prima puntata della nuova edizione di Bar Sport con Giorgio Barbieri. Buona serata a tutti.